Da dove avevamo finito? Varianti. Ok, delle varianti. Detto questo, chi siamo? Siamo io, sono Andrea. Io sono Patrick. Siamo i fondatori di Boutique SRL, una delle prime aziende in Italia che si occupa di benessere femminile a 365 gradi. E oggi siamo qui per parlare di una domanda che ci viene fatta spesso, ovvero come ingrossare i glutei senza ingrossare le cosce. Ma per farlo porteremo un caso studio di una delle nostre ragazze e clienti, ok? Quindi certo, prendiamo l'esempio di Giada, prendiamo qua la nostra bella foto. Per voi ovviamente noi abbiamo la sua foto qua, la vedrete qua sopra in sovraimpressione. Invece ora parliamo di Giada quadricipite dominante, che poi è il clou del video. Ovvero, come abbiamo impostato l'allenamento, sicuramente con tutti i soggetti come Giada, quello che ti devi portare a casa e quello che dovrai fare per non ingrossare le gambe, ma allo stesso tempo tonificare e ipertrofizzare i glutei, è scegliere tutti gli esercizi che abbiamo elencato anche prima, tutte le varianti di thrust, quindi esercizi sul piano orizzontale, ed escludere almeno in fase iniziale completamente tutti quelli sul piano verticale. E per quelli faccio una premessa, che vengono e mi dicono: sì, ma c'è una spinta d'anca anche nello squat. Ok, sì, c'è una spinta d'anca, ma la flessione estensione del ginocchio è maggiore, quindi il reclutamento del quadricipite è sempre più importante. Poi ricordiamo che Giada è una neofita, quindi una neofita già in primis non sa fare uno squat fatto bene, figurati se sa attivare bene le anche. Quindi cosa scegliere in queste situazioni? Un qualcosa di molto più efficace. Con questo non voglio dire che poi è stato completamente escluso, ma siamo andati poi a ricercare nei mesi successivi delle varianti di squat per giocare sull'allungamento per la porzione inferiore del gluteo, ok? Quindi quello che ti devi portare a casa è questo: non incentrare il tuo allenamento su esercizi sul piano verticale, ma scegli tutte le varianti che fortunatamente non abbiamo inventato noi, ma ci sono, che noi utilizziamo tantissimo con le nostre ragazze, ok? Quindi questo è il consiglio che ti posso dare e ti diamo. Evita l'accosciata. L'accosciata, evitiamo l'affondi, squat, no. Stacchi sumo, eccetera. Esatto. Tessuti che si infiammavano. Ok. Patrick, cosa avete fatto e che pratica avete inserito e perché? Allora, essenzialmente con Giada abbiamo preso due parti, cioè abbiamo diviso in due parti il percorso. Lei non lo sapeva, ma io nella mia testa l'ho diviso in due parti. La prima era quella di andare a prepararla a gestire delle intensità un po' più elevate, quindi diciamo a toglierla da quello che è il grado assegnato di neofita, che poi non gliel'ho assegnato, però era chiaro e palese che ci fosse, per andare poi a gestire più avanti delle tecniche appunto più intensive. Perché? Ricollegandomi a quello che ci sono nell'altro video, perché lei è una tipologia comunque anche quadrato dal punto di vista dominante, quindi il grande gluteo in questo caso ha bisogno di grande intensità, tendenzialmente quadrata, anche una buona, diciamo, predisposizione androgena nel resto del corpo, quindi comunque anche gli altri muscoli tendenzialmente si sviluppano su grande intensità, quindi con grande forza e grande progressione di carico, e quindi serviva, diciamo, farle capire, farle comprendere quanto sia era importante riuscire a sostenere l'intensità. E non è stato però solo questo l'approccio, perché poi dopo abbiamo appunto intervallato con schede da 6-8 settimane, più o meno come cicli, in base sempre ai cianzini che andavamo a fare insieme per valutare la condizione, tra appunto schede di allenamenti di intensità. Cosa importante, nel mentre che si seguiva il protocollo, comunque ci sono delle fasi di valutazione che come sempre sono ogni 2-4 settimane. Sempre. Questo è importante per determinare il risultato, perché noi l'abbiamo detta come cosa, però volevo proprio, io sono quello che sottolinea, sì, volevo sottolineare questa cosa. Quanto quindi è importante, no, per noi, cioè ormai facendo percorsi da tutti questi anni, lo do per scontato per chi se ci conosce. Se inizia un percorso, la fase di valutazione, che sia con noi o se ti segue un altro trainer, chiedila, perché la esatto fase di valutazione almeno ogni mese deve essere fatta di come sta andando il programma, se no che cazzo si capisce? Esatto. Sì, tutti i mesi va controllato il check, vanno chiesti feedback alla persona, come si trova, che periodo personale sta passando, perché comunque l'aspetto psicofisico è importante, ma ne parleremo forse in un altro non momento. Esatto. Ricollegandoci a quello che stavo dicendo, quindi poi abbiamo intervallato due tipologie: l'intensità e la progressione di carico, quindi lo sviluppo di tutto quello che è anche la forza nelle performance degli esercizi, soprattutto di spinta per eccellenza, come esempio appunto l'hip thrust che abbiamo citato prima, e tecniche di allenamento che vanno un pochino più sul metabolico, quindi circuiti, PHA, non per forza in circuito il PHA, ma anche in maniera statica,
proprio per andare ad attivare tutto quello che è il ritorno venoso. Più o meno abbiamo alternato uno a uno questi due stimoli, quindi se si faceva un programma di forza si andava poi a fare un programma, diciamo, PH. Sono abbastanza sicuro che abbiamo fatto 1-1 per tutto il percorso. Potrebbe essere che forse c'è stato un momento specifico durante la fase invernale in cui abbiamo mantenuto due programmi di forza di fili, anche se il secondo era più un ibrido, anche se comunque aveva preservato mani a inizio della scheda di allenamento grandi carichi. Questo perché voglio dirlo, perché vedo tantissimi contenuti sui social di trainer che dicono che quando una persona è infiammata non basta, bisogna solo, o non bisogna, basta solo fare una esatto cosa. Non bisogna andare a allenare con intensità perché questo infiamma di più, e poi mi mettono il cardio e a me questo fa un po' ridere, non perché il cardio non serve, ma perché il cardio comunque è un processo comunque infiammatorio paradossalmente, quindi bisogna andarlo a dosare. Ci sono persone che rispondono bene e persone che rispondono più o meno bene, quindi anche già ha usato il cardio, quindi non sto dicendo che non l'abbiamo usato, però va sempre dosato. Certo, non è il cardio la chiave di tutto, ok? Come invece non può essere un errore andare a lavorare su intensità se la tipologia glutea e la body shape della persona permettono lavori di intensità, proprio perché la richiesta muscolare che ha il fisico di gioco di lavorare sotto carichi, ok? Quindi è stata ascoltata, è stata sviluppata anche e perché ha portato una ipertrofizzazione totale, andando a perdere tutto quello che è stato poi il grasso in eccesso e di conseguenza la forma anche glutea. Questo fa capire che è sempre la somma che fa la differenza, ovvero comunque sia ogni tipo di allenamento segue un processo infiammatorio, se no non ci sarebbe un miglioramento, ok? Esatto. Questo è proprio la base della fisiologia, ma ovviamente va modulata, quello che aveva appunto spiegato Patrick, è la modulazione che c'è nel periodo, ok, dei mesocicli, quindi di tutto il periodo di quello che è il programma, ok, che possa durare 3 mesi, 6 mesi, un anno, 2 anni, 3 anni, va sempre modulato sulla base di quella che è sempre la forma fisica, le richieste del cliente e le esigenze, ok? È questo che è importante e solo così si arriva a questi risultati, ok? Modulando nel tempo, ok? Dato che è sempre un processo infiammatorio, come far sì che questo processo infiammatorio sia di dia risultati solo seguendo un programma specifico così costante e monitorato nel tempo. L'altra domanda era, poi che pratiche, perché noi utilizziamo delle pratiche, che pratiche avete inserito e esatto, perché le avete inserite? Allora, ovviamente, cioè dire una cosa, stavo per starnutire. Vabbè, tagliamo questa parte. È stato orribile, perché poi non ho starnutito. No, lo so. Comunque, diciamo, guardo in alto, farebbe ridere se lo tenesse comunque. Allora, dicevo, qualche estratto in esatto nero. Le pratiche. Allora, mediamente, che pratiche avete inserito e perché? Esatto, mediamente in tutti i nostri percorsi, c'è da dirlo, proprio perché fanno parte del metodo F3, quindi fitness femminile focalizzato. Lo ridico. Fitness femminile focalizzato. Il nostro metodo che si basa appunto sulla tipologia e l'analisi fisica della donna per andare a strutturare il nostro metodo di allenamento. In questo metodo appunto andiamo sempre a inserire mediamente quelli che sono tutti esercizi posturali e di attivazione appunto di quello che è tutto il sistema circolatorio, tra cui roller da passare appunto per come decontratturante, circonduzioni con la pallina, quella tutta con i puntini, di solito è rossa, sono mille colori, non ce l'abbiamo sotto il piede perché comunque è una pallariccio rigida che va passata con delle conduzioni sotto il piede proprio perché va a riattivare il ritorno venoso più o meno per 2-3 minuti. Tendenzialmente lo andiamo a fare post allenamento, nei casi più infiammati anche prima, per attivare bene il ritorno venoso durante anche l'allenamento, quindi avere anche percezioni migliori di contrazione. Tendenzialmente se sei tanto infiammata lo farei anche prima, ma soprattutto più che prima, riposo, esatto, più che prima e dopo l'allenamento farlo ai giorni di riposo, cosa che abbiamo attuato, quindi anche quando non ci allenavamo andiamo a fare tutta una pratica di riattivazione della circolazione anche negli altri giorni. L'aspetto importante poi che va a chiudere sempre un po' il nostro allenamento sulle gambe in aria, un toccasana, cioè proprio andare a fluire tramite la forza di gravità proprio quello che è lo stagnare del sangue nelle caviglie, ma portarlo anche perché corpo. Banalmente la maggior parte delle donne, ma anche degli uomini, stanno sempre in piedi, per fortuna, esatto, ovviamente non camminiamo con le mani o a gattoni, quindi questo permette un ritorno venoso, quindi il sangue passa dalla periferia di nuovo al centro, viene riossigenato, va a richiamare moltissimi nutrienti e viene rimesso in circolo. Voglio dire una cosa in più a quello che forse non sta trapelando, almeno a mio avviso, su quello che è stato fatto con Giada. Ho fatto tutti i complimenti,
li abbiamo fatti tutti noi, siamo super contenti di quello che è stato assolutamente la sua predisposizione, ma io posso garantire che non è stato facile, cioè non è stato solo un ok, ogni mese parlavo con Giada, mi diceva ho fatto questo, ho fatto quest'altro, cambiavamo il programma di allenamento, cambiavamo alimentare e andava sempre tutto bene. Giada è una persona in primis e vi posso garantire che aveva un forte obiettivo, ci ha messo il massimo impegno, ma non era un robot e comunque consideriamo che Giada partiva da una condizione in cui non si era mai allenata e vi posso garantire che sì, ci abbiamo messo un anno, ma non è stato tutto un anno lineare, ci sono state delle fasi di, di stalli, ci sono state delle fasi difficili, perché troppo nello specifico, non andiamo nello specifico perché problemi vari che una persona ha e abbiamo tutti, per carità, però vanno considerati e credo fortemente che uno dei nostri punti di forza sia proprio non solo l'analisi sempre veramente step by step del percorso e saper modularlo appunto in base a ogni evenienza, ma anche l'ascolto di quello che sono le esigenze personali in un determinato periodo specifico di vita di una persona, perché ripeto, possiamo parlare qua di teoria, qua di metodi, di allenamenti, ma se la persona non è in una situazione psicofisica per allenarsi, bisogna fare qualcosa lì in primis, perché tanto se no non se ne esce. Esatto. Ok, e questa è stata la chiave, quindi io e Giada abbiamo creato un bellissimo rapporto professionale ed che è ci la ha portato chiave di tutti i percorsi. Anzi, Giada, un bacione se guardi questo video, ma esatto, ci siamo già sentiti su Instagram perché ogni tanto lo pubblico il tuo prima e dopo, perché e fa sempre scalpore bello, ovviamente, ma fa la differenza il creare il giusto rapporto, la giusta fiducia e non aver paura di raccontare al proprio coach tutto quello che sta capitando, proprio per cercare di analizzare sempre più in profondità qual è la cosa migliore. Banalmente, mille volte avere clienti che era un periodo lavorativo molto stressante, si lavorava tanto e magari avevano poche meno tempo per allenarsi, di certo non gli dicevo no, devi allenarti, cercavo di capire come si trova modulare. Sempre la chiave di volta, ok? Infatti voglio dire giusto una cosa: nulla è facile nella vita, ma può diventare semplice. Facile e semplice sono due cose differenti. Facile, non esiste nulla di facile, ma col giusto metodo e con la giusta organizzazione e con la giusta progressione del tempo tutte le cose diventano semplici, ok? Quindi è questo: come rendere un qualcosa semplice facendolo, affiancandosi a qualcuno, che poi in questo caso siamo stati noi, ma se sei seguito da qualcun altro, solo affiancandoti a una persona, e io te lo auguro, che veramente sappia accoglierti a braccia aperte, perché è quello che poi devi ricercare in una persona per iniziare un percorso, che sia un personal trainer, che sia un nutrizionista, che sia un psicoterapeuta, che sia qualsiasi figura che realmente ti possa portare un valore, ok? Soprattutto quando stai acquistando un servizio, ok? E non parlerei così perché lo dico contro i miei interessi, però è questo che devi ricercare, ok? Non siamo le persone che, diciamo, anzi, noi millantiamo i risultati perché io trovo giusto. A parte che sono contento, è giusto, ieri ho pubblicato prima dopo, di pubblicare un racconto delle storie di ragazze, perché poi, come hai detto te, si ce l'ha dietro un prima e dopo, semplice così, non traspare tutto quello che è. E con i video è una storia lunghi, a sé ogni esatto, volta. Esatto, vogliamo proprio raccontare questo, quindi è questo che devi ricercare in primis delle persone, perché sì, nutrizionista, psicoterapeuta, ma devi trovare delle persone che realmente abbiano la giusta empatia, ma non basta, la giusta sensibilità per capirti e trasferire quello che realmente vuoi ottenere. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Se avete domande qua sotto scriveteci, diteci cosa volete che portiamo, anche perché di cose da portare ne abbiamo, siamo sempre un po' indecisi su prima questa. Se ce lo dite voi è meglio, perché magari troviamo proprio argomenti che sono di maggior interesse. Quindi se ci fate una domanda qua sotto svisceriamo in uno o più video in base ovviamente all'argomento, argomenti che servirebbe una live infinita forse, però ci impegniamo a essere esaustivi. Detto questo, qua sotto nel link in descrizione trovate tutti i link per contattarmi, tutti i social, ok, Instagram, tutto quello che volete, oppure potete scriverci una mail, ok, trovate tutti i nostri riferimenti anche su Google, ok, perché proprio lo dico, perché mi va di dirlo, siamo un'azienda, non facciamo il coaching, siamo un'azienda proprio che lavora e porta questo ormai da anni. Detto questo, ragazzi, al prossimo video e ci vediamo. Ciao ragazze.